A 2 anni dal DM numero 22 sul CSS combustibile, a che punto siamo? Purtroppo siamo ancora al punto di partenza. In Italia stiamo ancora esportando più di 3 milioni e mezzo di tonnellate dei nostri rifiuti. Stiamo pagando circa 1 miliardo di euro all'estero, alla Germania, alla Francia, all'Olanda, alla Norvegia. E loro sono ovviamente contenti. In Italia, che ha un decreto, il 22, il più innovativo possibile, siamo ancora alle calende greche. Vi do un dato: solo la Germania in questo momento sostituisce il carbone al 67%, in Italia siamo intorno all'8%. Quindi la situazione è paradossale: noi siamo un paese di poeti, navigatori, ma anche di stupidi. Perché non è pensabile un paese come l'Italia che importiamo circa 20 milioni di tonnellate di carbone e esportiamo anche più di 3 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti, quando si può benissimo utilizzare questo rifiuto trasformandolo, producendo CSS combustibili di qualità e poi ovviamente sostituire il carbone, il petcoke, che ovviamente inquina rispetto al CSS molto di più. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha proposto un piano per la risoluzione del problema ecoballe e parte di queste ecoballe potrebbero essere trasformate in CSS combustibile. Lei da tecnico cosa ne pensa di questa soluzione? Io penso che finalmente un presidente ha deciso di occuparsi di questa ferita mortale del territorio della Campania. È dal 2002, voi lo sapete, che il territorio è ferito da queste ecoballe e credo che De Luca possa in qualche modo risolvere questo problema anche in base a questa sua proposta di produrre il CSS per utilizzarlo. Quello che De Luca si dimentica, secondo me, è il fatto che nessuno può pagare più di 800 milioni di euro per smaltire questo CSS. Deve trovare una soluzione al proprio interno, che non vuol dire costruire nuove discariche o forni inceneritori. Bene ha fatto a dire no al nuovo forno inceneritore. Però in Campania ci sono quattro impianti che attualmente utilizzano ancora combustibile fossile, che possono essere trasformati per valorizzare in maniera perfetta, anche sul piano ambientale, questo CSS. Dico di più. La Campania è l'unica regione d'Italia che si può ancora utilizzare una componente di valorizzazione economica del CSS, il famoso CIP 6. Attraverso il CIP 6 il sistema delle ecoballe può essere risolto pagando 10 volte in meno la cifra che De Luca ha richiesto e che nessuno mai darà per la Campania. Quindi da esperto, da presidente della Ecocarbo, io sono convinto di una cosa, bene ha fatto a tirare fuori l'argomento. Ottimo il fatto che ha cominciato a pensare e ragionare sulla valorizzazione energetica di questi rifiuti, deve soltanto fare un passo in più, fare in modo che i cittadini della Campania guadagnino sia sul piano economico, utilizzando gli impianti esistenti, e soprattutto sul piano ambientale. Vi do un dato: ciò che succede in Germania, ma anche in Italia, a Fusina oppure a Grevinchianti, dove si sostituisce il carbone con il CSS, il risparmio ambientale è del 60%. Quindi il CSS combustibile risolve due problemi: l'aspetto economico e l'aspetto ambientale. Bene ha fatto De Luca, però, se non fa un passo in più, rischiate veramente di essere ancora fermi al palo e di ritrovarvi per altri 20 anni questa ferita al territorio che grida vendetta al cospetto di Dio.